Ciao, sono Diego Ciulli del team di policy di Google e lavoro su tutti i temi legati all'impatto economico positivo che Internet ha e può avere anche nel nostro paese. E poi, oltre a questo, ovviamente sono impegnato nella giuria del contest Data Challenge di Istat. Internet e le tecnologie di fatto consentono a tutti oggi, anche alle piccole e piccolissime imprese, di analizzare una grande quantità di informazioni per trarne conoscenza. Quindi è ancora più importante mettere a disposizione dati ed aiutare questo tipo di soggetti a utilizzarli. Dall'altro lato, favorire la diffusione dell'utilizzo di strumenti di analisi dei dati è a tutti gli effetti un modo per aiutare la crescita economica, venire fuori anche e forse soprattutto strumenti di crescita sociale, dall'organizzazione urbana a quella dei servizi. Sono importanti perché sono reali. Noi siamo abituati in tutta la discussione sui big data e i sondaggi, eccetera, a utilizzare comunque dati che sono in qualche modo campionari o comunque soggetti a distorsioni. I dati del censimento rappresentano una miniera preziosa perché non rappresentano un'intuizione su cosa potrebbe essere la realtà, ma molto spesso rappresentano la realtà stessa. Condividere conoscenza è un po' la ragione per cui Google è nata, cioè organizzare le informazioni e renderle accessibili. Meglio, le informazioni nella nostra epoca non sono più un bene scarso, è un bene scarso la capacità di organizzare questa mole di informazioni, di interpretarle, di renderla utile, e questo, secondo me, secondo Google, significa condividere la conoscenza. Ma partecipate perché è una sfida che può essere estremamente divertente, perché comunque si mette in gioco l'ingegno e la fantasia di ciascuno di voi, ma capita abbastanza di rado che una sfida divertente possa avere anche un effetto e un impatto molto forte sulle nostre comunità e sulla capacità del nostro paese di crescere.